Potevano forse mancare gli occhi dell'asino e del bue? E come li possiamo definire? Com'è lo sguardo dell'asino e del bue? Diciamo, è lo sguardo che scalda il cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, apri i nostri occhi. Per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere la tua presenza. Per Signore, apri il nostro cuore. ascoltare la tua parola e vivere come tu ci hai insegnato. Lettura del Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. L'asino e il bue, due animali diversi, ma che tengono Gesù al caldo allo stesso modo e che sono capaci dello sguardo di chi, nonostante le diversità, si trova unito e fratello. Come dice Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, una cosa è sentirsi costretti a vivere insieme, altra cosa è apprezzare la ricchezza e la bellezza dei semi di vita comune che devono essere cercati e coltivati insieme. L'amore costruisce ponti e noi siamo fatti per l'amore. Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno. Coraggio allora, sii per tutti un fratello. Riflettiamo un pochino sul modo che possiamo usare, possiamo, che abbiamo per dimostrarci fratelli degli altri. E l'asino e il bue ci insegnano anche che Gesù non vuole vicino a sé personaggi, animali, così grandi, così importanti, ma tutti possono avvicinarsi a Gesù, purché lo guardino con amore. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a guardare l'altro sapendo accogliere la diversità come una ricchezza. Signore, allarga il nostro sguardo
per tutte le culture che abitano le nostre città. Accresci in noi il senso di unità e fraternità, il desiderio di incontro e di scoperta. Signore, allarga il nostro sguardo. Per chi si sente escluso, non accettato o emarginato, possa trovare occhi che lo vedano come un dono per sé e per gli altri. Signore, allarga il nostro sguardo. È vero che quest'anno ci manca lo sguardo dell'asinello che tenevamo per il presepio vivente, però possiamo usare noi il suo stesso sguardo. E allora diciamo così: vivere sotto lo stesso tetto non è facile, e in questi giorni così speciali prova il tempo per stare con la tua famiglia, per ridere e divertirti con i tuoi cari, sapendo che non siete solo parenti di sangue, ma anche fratelli e sorelle per Dio. Unendoci a tutti, a coloro che hanno diverso colore, diversa lingua, diversa religione, ma che sono tutti figli di Dio, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gli occhi dell'asino e del bue hanno un privilegio. Sono lì nel presente, che guardano proprio te, Signore. Caldami il cuore con il tuo sguardo, perché possa amare i miei fratelli e le mie sorelle con tutto l'amore che ho. Amen. E allora, come noi non abbiamo paura dell'asino, del bue, vogliamo solo lasciarci aiutare a guardare con il loro sguardo. Guardiamo anche con lo sguardo della Chiesa, lo sguardo del nostro arcivescovo, e ascoltiamo il racconto che questa sera ci propone. La paura di essere escluso. Efrem aveva molte qualità, ma certo non si può dire che fosse un campione nel gioco del calcio. A scuola ogni cosa gli riusciva bene e senza troppa fatica. Sapeva ripetere a memoria anche poesie lunghe e complicate. Dalla sua matita uscivano volti, fiori e paesaggi come per magia. Era un ragazzo educato e gentile, sapeva conquistare l'affetto delle nonne e anche la generosità delle loro mance, ma sul campo da gioco era lento e impacciato. Il problema era che ai suoi amici non interessavano né le sue qualità scolastiche e artistiche né i suoi modi educati e gentili. Pensavano sempre solo a sfidarsi sul campo di calcio. Perciò Efrem viveva il momento in cui si facevano le squadre come un incubo, una mortificazione. I capitani sceglievano tutti e lo lasciavano di riserva. Finiva sempre in panchina, come me. Cresceva in lui la paura di essere escluso. Quella volta poi ne fece una tragedia. Cercando un modo per conquistarsi un posto sicuro in squadra, si presentò sul campo con un bellissimo pallone nuovo. I suoi amici lo circondarono ammirati, gli fecero i complimenti, gli dissero: ma che bel pallone, questo è proprio quello dei campioni, dai che giochiamo. Efrem volle porre delle condizioni. Sì, però se volete giocare con il mio pallone
faccio io il capitano. Non gli dissero di no, composero le squadre e avviarono la partita. Ma dopo il primo clamoroso gol mancato lo assalirono ed Efrem finì di nuovo in panchina, con la rabbia di vedere i suoi amici scatenarsi con il suo pallone. Eh sì. Non si presentò più sui campi di calcio. Era bloccato in casa dalla paura di essere escluso dal gruppo, umiliato dai suoi compagni. Finché un giorno, all'alba, Efrem si accorse che qualcosa era successo nella notte. Vedeva gruppi di pastori che si aggiravano per le strade del villaggio, con parole liete, con esclamazioni di sorpresa. Allora volle anche lui vedere quello che era accaduto e si avvicinò alla vecchia stalla. Vide il bambino nella mangiatoia e sentì la sua mamma, Maria, che cantava sottovoce. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Efrem imparò a vincere la paura di essere escluso. Non valeva la pena pretendere di essere al centro dell'attenzione. Piuttosto forse poteva anche lui, così com'era, contribuire alla gioia degli altri. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanto ci aiuti a concludere questa nostra preghiera.